questa è un'avvertenza simbolo per la città, nel senso che c'è Whirlpool che ha già dichiarato che è chiuso lo stabilimento, licenzia persone, c'è un quartiere intero, una città intera che vanno in grande difficoltà, e questa è un'avvertenza che dà il segno di tante altre situazioni di difficoltà. Occorre che il governo faccia il suo mestiere, cioè il suo mestiere è che in Italia chi investe, chi interviene deve rispettare le nostre regole, e la prima regola della nostra Costituzione è che questa Repubblica è fondata sul lavoro. Quindi nessun posto perso, nessun decentramento dell'attività e nessun euro avuto deve essere mal speso o dimenticato. Whirlpool a Napoli deve rimanere, Napoli e gli operai non mollano. L'amministrazione comunale partecipa alla manifestazione in Piazza Dante a sostegno dei lavoratori della Whirlpool e in difesa del sito di Via Argine, chiuso dalla multinazionale. Promossa dalle sigle sindacali CGL, CISL e UIL, l'ennesima giornata di lotta è stata indetta per continuare a mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e chiedere il rispetto dell'accordo di ottobre 2018. Noi non possiamo permettere che vada via Whirlpool da Napoli semplicemente perché costruiremmo in questo modo un precedente per tutti gli altri. Lasceremmo che anche gli altri pensassero che andare via da Napoli è facile, è semplice prendere le risorse europee, le risorse dello Stato, le risorse dei cittadini e scappare via e insediare stabilimenti produttivi altrove e lasciare i nostri lavoratori senza nulla. Noi non cediamo, non permetteremo mai che questo possa avvenire. Poi troviamo le soluzioni, ma naturalmente deve essere il governo a porre sul tavolo ogni possibile soluzione e noi a quel punto potremo scegliere. Io vorrei iniziare con delle scuse, perché in questi giorni noi stiamo un po' attivando delle mobilitazioni un pochettino a dare un pochettino fastidio alle persone, però noi abbiamo capito, iniziando dall'assessore Buonanno, al sindaco, alla regione e tutte le istituzioni che ci stanno vicino, però quello che non riusciamo a capire, il perché Napoli, il sito di Napoli, di Whirlpool sta chiudendo, il governo non riesce a farsi spiegare dalla multinazionale la motivazione della chiusura di Napoli. Comune, regione e governo hanno messo dei fondi, degli aiuti, delle assistenze e Whirlpool continua a dire di no. Allora saranno cose già scritte e dette da mesi prima dell'avvertenza. Noi stiamo notando che tutti i cittadini napoletani ci stanno vicino, però ancora oggi noi siamo delusi da questo silenzio. C'è un tavolo aperto H24 al Mise, però non ci stanno risposte. Lo menziono sempre perché il Comune è stato il primo giorno e ci sta ancora a fianco per questa nostra situazione drammatica e anomala, perché non ci sono spiegazioni per questa situazione qua.